Roberto Cinquegrana, buongiorno. Stamattina uno straordinario evento qui al Real Bosco di Capodimonte. Ci spieghi velocemente di cosa si tratta? Sì, siamo già alla terza edizione della Corte del Re, un evento ambientato nel 700 e 800 napoletano, identitario da un punto di vista storico, perché cerchiamo di ripercorrere la storia di Napoli dal 700 a 800 con tutti gli abiti di quel periodo. Chiaramente sarà presente anche la Real Cavallerizza con una divisa del 600 napoletano, quindi una sorta di pluriepoca per far conoscere la storia e l'eccellenza equestre napoletana. Cosa caratterizza questo evento, l'evento di quest'anno? Quest'anno abbiamo tantissime partnership di associazioni che stanno contribuendo a questo rinascimento napoletano. Abbiamo la Corale del Plebiscito, la danza storica di Lucio Martino, quindi tutta una serie di cornici importanti, fondamentali, che arricchiscono l'offerta di queste due giornate insieme. Va benissimo, grazie. Presento primo e secondo reggimento Guardia Ussara a cavallo. Loro sono fanteria borbonica, più o meno il periodo abbiamo la prima metà e la seconda metà del Settecento, abbiamo un reggimento, una rappresentazione, una divisa di cacciatori, i primi cacciatori d'epoca, e lui è il nostro ufficiale stendardiere